Ehi tu, sì, lo so che hai un po' di fretta e vorresti subito guardare l'episodio. Volevo ricordarti di passare sulla pagina Facebook di Divise Calcio Top per acquistare maglie a prezzi molto bassi. E per ogni maglia che acquisterai utilizzando il mio codice sconto, quindi hashtag Marconi, la seconda la pagherai la metà. Quindi, bello mio, non perde tempo. Ah ragazzi, una piccola informazione di servizio. All'interno del video dirò spesso ci vediamo questo sabato con la finale di Coppa Italia. In realtà non è così. Ci vedremo sabato prossimo, ovvero il 27 alle 12:30 con la finalissima Roma-Juve. Bella! Bella ragazzi e bentornati qui in questo ultimo episodio del campionato, del primo campionato, perché è il penultimo della prima stagione. Bentornati con la carriera dopo forse una settimana di pausa. Sì, avete capito bene, non mannavate fammi i capelli e quindi come vedete sono un po' alla pene di segugio, ma va bene così. Allora partiamo carichissimi perché è innegabile come sia importante, no? Piazzare le basi per una seconda stagione con i contro attributi, come piace dire a me. Oggi sono un po' più educato del previsto, dai. Perché? Perché allora Under, Nura, Schick, Pellegrini, Lombardi, vi mostro un po' perché non è la prima volta che alleno loro, ma è da un po' di settimane, qualche mese per la verità, sono dei tutti alla grande e sono contentissimo. Quindi, vedi, porta bene farvi vedere gli allenamenti, questa cosa ne terrò conto. Nura ci ringrazia per giocare così spesso in prima squadra. Tra l'altro mi fa piacere che anche voi vi siete accorti di quanto bene stia facendo Nura. Anche De Ligt ci ringrazia, poche settimane fa si era lamentato, in realtà riflettendoci un attimo ho pensato non è vero perché anche lui gioca spessissimo e se ne è accorto, quindi questa cosa mi fa davvero ben sperare. Ok, ho avuto dei problemi in fase di registrazione perché giustamente non mancano mai e allora spero che sia tutto tornato come prima. Sono in grado di giocare mister e allora al Santeria contro il Cagliari, Riyad Mahrez tornerà titolare. Cagliari e Roma, due squadre che hanno ritrovato il proprio equilibrio, anche se con obiettivi decisamente diversi. Può essere soddisfattissima la squadra rosso-blu dopo un campionato eccellente che sta chiudendo al nono posto, un po' meno soddisfatta la Roma per i punti di distacco dalla Juventus che i gialloroni affronteranno domenica prossima, tanto soddisfatta perché comunque sta arrivando un altro secondo posto, l'ennesimo sì negli ultimi anni, ma alla luce un po' di un equilibrio che sta piano piano prendendo piede in casa giallorossa. Fuori gioco, punizione per la Roma. Dopo un quarto d'ora arrivano già le prime indicazioni, oltre che il primo giallo per De Rossi. Dzeko e Schick si invertono davanti con il cieco che andrà a giocare a sinistra, mentre il bosniaco a destra. Ancora Nainggolan. Fischiatissimo Nainggolan al Santeria. È già la terza volta. Poi intanto Schick, movimento da parte di Mahrez, che prova il sinistro. Del movimento verticale da parte di Dzeko se ne è accorto Florenzi, che lo lancia. Grande palla di Alessandro Florenzi per Dzeko, che cerca subito la porta. E non ci va lontanissimo, ha cercato il grandissimo gol alla mezz'ora, il bosniaco. Schick vuole il dialogo con Dzeko. Ecco il tocco di ritorno per Schick. Sinistro! Rafael dice di no. Grande risposta del portiere del Cagliari e poi la palla che esce in calcio d'angolo. È il secondo angolo per la Roma in questo primo tempo, quando siamo al 32esimo. Dalla bandierina va sempre Daniele De Rossi. Ecco il destro in testa. Fazio! Che mette la palla in porta e zittisce il Santeria al terzo tentativo. Passa la Roma al 33esimo minuto con il comandante che fa 1-0. Occhio ad El Shaarawy che parte a sinistra, può correre sulla grande giocata di Nainggolan. Occhio al Faraone che vuole prendere campo e lo prende bene. Entra in rigore, El Shaarawy affonda, mette dentro per Schick. Raffaele ancora Schick, Marcelo salva. El Shaarawy! La mette in porta ed è 2-0 Roma al 38esimo. Confusione pazzesca nell'area di rigore, nell'area piccola in particolare. Ma alla fine il Faraone la mette dentro al volo con il destro. Rivediamo il tutto. Due volte Schick salva il Cagliari. Poi destro di El Shaarawy, imparabile per Rafael. Cagliari 0 e Roma 2. Pavoletti allora col Cagliari che si vuole distendere in contropiede. Guidetti. Ma è anche l'ultimo atto del primo tempo. Interrotti qui per i 45 minuti con la Roma in vantaggio per 2-0. L'autogol di Insua, anche se in diretta ci sembrava gol di Fazio, e poi il raddoppio dell'inquadrato, Stefano El Shaarawy. E intanto ci dà rosso per De Rossi. Ci dà rosso per De Rossi. Ma che, cioè, ha commesso evidentemente un fallo prima della pausa di cui non ci eravamo accorti. Espulso De Rossi. Ma senza un motivo logico in realtà, perché non ce ne siamo accorti, non ci siamo accorti di nulla. È la prima volta che capita una cosa del genere nel mondo del calcio, secondo me, perché non è possibile che viene espulso un giocatore per secondo giallo, ma non viene segnalato perché l'arbitro fischia la fine del primo tempo. È veramente particolare come cosa, oltre al fatto che Daniele salterà la Juventus e questa cosa mi dispiace ancora di più. No, De Rossi c'è ancora. No, si è buggato tutto. Si è buggato tutto perché De Rossi c'è ancora in campo, guardate. Almeno prima c'era. Eccolo lì, è rimasto in piedi. Si è buggato tutto, benissimo. Ma attenzione al Cagliari che la Roma sta dormendo. Guidetti!
fa 1-2 e qui spero che De Rossi uscirà, ha segnato il Cagliari intanto. Però si è buggato FIFA, ragazzi. La cosa che fa troppo ridere, vedete, De Rossi è lì, io neanche a farla apposta, ma posso sbagliarmi e servirlo. Emerson, si comincia a pensare a Roma-Juve per quanto riguarda la grafica. Noi dobbiamo ancora giocarci questa partita che è apertissima. E qui regalo di El Shaarawy a Mui. Palla verticale con De Rossi che chiaramente non esiste. E allora Guidetti passa in qualche modo, va con il sinistro. 2-2. Il pareggio del Cagliari a 25 dal 90esimo. Con Fazio che si è scontrato. Lo vediamo qui. Fazio si scontra con Pavoletti. Chiaramente favorisce Guidetti che va tu per tu. Poi ha un sinistro letale. Già prima, non ricordo se di destra o di sinistro, ha fatto secco Skorupski. Stesso gol che abbiamo visto all'inizio del secondo tempo. Marconi è rassegnato quasi. Adesso insiste il Cagliari che sembra avere una forza in più. Poi Guidetti, attenzione che sembra essere addirittura più veloce di Florenzi. Guidetti al cross, occhio a Barella in area, a destro di Barella. 3-2 per il Cagliari. Sta succedendo l'apocalisse al Santeria. Sta succedendo l'apocalisse. Io non so cosa possa essere successo all'intervallo. Forse ci sarà stato un discorso all'Al Pacino da parte del mister del Cagliari. Non ci arriva Keita, ci arriva però un Der che è entrato adesso. Dzeko subito da Schick, che vuole andare sul sinistro. Schick, calcia in porta! Pallone alto da Schick, che la gira d'esterno per Dzeko. Occhio che c'è il movimento da parte di un Der che ha tagliato grandissima la di Dzeko per un Der. Un Der, dall'altra parte c'è Schick, porta vuota, non ci credo! Non ci credo, la porta era vuota. Schick si è divorato la palla del 3-3. Un Der. È riandato Schick con Dzeko che preferisce invece servire Perotti. Al limite Perotti se la sposta sul sinistro, entra in area di rigore, fino in fondo Perotti che poi alza il cross. Un Der! Il pareggio della Roma al 90esimo con Cengiz Under che finalmente interrompe qualsiasi tipo di magia e fa 3-3, perché è in archivio. Cagliari-Roma la mette fine all'apocalisse, il direttore di gara. 3-3, ho visto di tutto e penso anche voi, quindi andiamo oltre. Allora, io penso di poter parlare liberamente di bug a questo punto. Sono tranquillo perché a parità di partite giocate siamo ancora secondi, però abbiamo come obbligo battere la Juventus o quantomeno battere il Sassuolo. Però avere così tante squadre, perché ne abbiamo almeno due, se non sbaglio, due o tre che ci inseguono, a meno uno, e quindi lì diventa un problema se non si riesce a vincere. A Cagliari dovevamo vincere, una partita che abbiamo assolutamente sciupato, ma a questo punto non so neanche quante colpe abbiamo noi, perché davvero siamo stati... Io farei un attimino un applauso al Cagliari per il secondo tempo, perché ci ha sorpreso. Abbiamo avuto il demerito di deconcentrarci. Ci sono due squadre a 68 punti, una che è il Milan a 66. Cioè la Roma matematicamente può anche non arrivare in Champions League. Famo a capisse. Non importa se è una sfida ininfluente per la classifica, dato che a 90 minuti, anzi 180 minuti dal termine del campionato, la Juventus è matematicamente campione con largo distacco. Non importano i colori delle maglie, non importa se i bianconeri oggi non sono in completo appunto bianconero, ma scendono in campo con una maglia gialla, chiaramente outfit di casa per la Roma. Non importa neanche se tra un paio di settimane questa sfida verrà rivissuta, quella sì, conterà qualcosa, e quindi non importa se è soltanto un antipasto, importa che Roma-Juve è stata e sarà sempre la partita. Buonasera dallo Stadio Olimpico per la 37esima giornata di campionato, alla fine ne mancano due. Questa è la Roma che scende in campo con Alisson tra i pali, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov in difesa, Pellegrini che sostituisce De Rossi squalificato, con Nainggolan, Keita, El Shaarawy e Perotti alle spalle di Edin Dzeko. Quindi scelto il bosniaco, Schick parte dalla panchina e si torna al 4-2-3-1 dopo i due esperimenti identici che hanno portato bene e benino rispettivamente col Chievo e con il Cagliari, ovvero il 4-2-2-2. Keita gira per Dzeko, che è andato Perotti a sinistra, rugbistica l'azione della Roma, poi destro di Perotti, Buffon c'è ancora. Roma che prova qualche squillo in questo avvio. La palla resta lì, sempre Dybala, affonda bene Dybala di fronte ad Alisson che gli sradica il pallone. Un tocco di troppo del 10 e la Roma ringrazia. A destra per Pellegrini, il movimento di Dzeko,
che poi lascia lì il pallone a Keita, grande palla per Keita nel rigore, fino in fondo, destro di Keita che pesca l'angolino, esplode l'Olimpico, 1-0 per la Roma al 25esimo e va a risultare sotto la Sud con Perotti, Dzeko, Pellegrini e tutti quanti. Il gol di Nabil Keita, un gol che conta tantissimo alla Juventus al 25esimo, 1-0 Roma. Douglas Costa sbaglia qui e allora ringrazia la Roma. Palla per Dzeko, c'è Nainggolan che si fa vedere qui, Nainggolan sfrutta l'errore difensivo proprio di Benassia, veramente sul fondo, clamorosa palla gol per Nainggolan al 36esimo, regalo del migliore in campo della Juve e dovevi sfruttarlo Raja. Attenzione alla risposta della Juve che parte forte nella ripresa, affonda Douglas Costa, saltato Kolarov che si addormenta, allora Costa fino in fondo non trova la porta, brivido per la Roma. Dybala, Higuain, la gira, vede inserimento di Royce che vuole il destro, poi fuori il suggerimento Matuidi, può calciare, va di nuovo da Royce, sinistro sul palo ad Alisson battuto. Intanto parte Royce nel mucchio, grande cross di Royce, palla comunque messa fuori. Roma che ha difeso bene, molto bene qui, ed esce altrettanto bene con Edin Dzeko che però deve far salire i compagni, quindi aspetta qualche attimo, allarga per Florenzi, dentro da Keita, arriva Alessandro Florenzi che viene servito, c'è anche il taglio di Sharawi, può andare dentro l'area di rigore e andare anche in porta, il Sharawi che poi crossa per Dzeko, 2-0 Roma al 59esimo, in ginocchio la Juventus adesso, 2-0 per noi. Ed ora sono consapevole che abbiano vinto lo scudetto un mese fa e che sicuramente non stiano giocando al 100%, ma questa vittoria fa benissimo al morale, perché queste partite vanno vinte e fa bene anche alla nostra classifica, perché allontaniamo Milan, Inter e Napoli, teniamo il nostro secondo posto e questo sì che è un bel antipasto per la finale di Coppa Italia. Royce, grande dialogo tra i giocatori della Juve che sono fenomenali quando ci si mettono, poi Florenzi su Higuain che passa lo stesso, quindi Royce fino in fondo con il destro, fuori Higuain! Ed è 2-1 con la Juve che torna in partita, grandissima azione della Juventus e Roma che poteva far poco in questa circostanza perché quando ci si mettono sono imprendibili. Adesso però stiamo attenti perché questa è la dimostrazione che se vogliono ci fanno male. Poi Matuidi, occhio che lotta con Buonalon, alla meglio Matuidi, largo il pallone per Douglas Costa che va sul sinistro, sempre Douglas Costa, ecco il tiro, 2-2, grandissimo gol di Douglas Costa. E Roma che per la seconda partita di fila va in vantaggio per 2-0 e si fa rimontare. Questo brucia un pochino di più, ma Juve che come avevamo detto prima ha aumentato il ritmo e Roma che non è all'altezza dietro. Questa è la testimonianza che si deve ancora lavorare molto sul mercato, perché loro hanno dei singoli che risolvono la partita. Quando quei quattro si mettono a palleggiare in mezzo al campo è una cosa incredibile. Male però il tocco, ancora Fazio che rimedia, sempre Fazio che manda con Alon, c'è dentro Dzeko servito, c'è anche Keita lì vicino, servito anche lui male di nuovo da Dzeko che è un po' appannato in questo finale di partita, sta sbagliando le cose più semplici. 87esimo qui Marez, poi il Sharawi, ancora palla per Marez che vuole correre da quella parte, preferisce ancora il Faraone, dentro da Dzeko, c'è largo con Alon, si torna da Nainggolan, poi c'è larghissimo Florenzi, palla per Bello de Nonna, dentro da Dzeko che vuole il tiro, destro di Dzeko, destro di Dzeko che mette in porta il gol del 3-2, è incredibile ragazzi, è incredibile. Ho appena detto, Dzeko un po' appannato in questo finale e lui mi ha risposto con controllo di sinistro, tiro di destro all'incrocio, Roma 3 Juventus 2. Occhio Edin, interno Nainggolan, suggerimento per il ninja. Juve che adesso non sembra neanche avere la voglia di tornare davanti, il suo l'ha fatto, c'è Florenzi in possesso, Florenzi cerca il destro che termina largo con Buffon che ha controllato la traiettoria, si gioca fino al 94esimo. Applausi in curva sud, tutti a guardare l'arbitro, anche voi da casa, perché si attende il fischio che arriva. Finisce 3-2 per noi, una partitona al Cardio Palma, un Roma Juventus bellissimo. C'è ancora da lavorare perché questo antipasto ci fa sorridere ma anche riflettere, perché la Roma deve lavorare, la Juve darà quello che oggi non ha dato, il 110%, e sappiamo poi come funziona nelle finali, no? Non ci hanno sorriso spesso, soprattutto contro questo avversario. Oggi sorridiamo, oggi ci prendiamo questi 3 punti, oggi ci teniamo il secondo posto in classifica, oggi e speriamo domenica prossima, poi lavoriamo tanto.
Mister, benvenuto e complimenti innanzitutto per questa bella vittoria. Oggi in campo, per quanto riguarda i valori, lei sorride perché già ha capito dove voglio andare a parare. Non si sono sentiti questi 10 punti e passa in classifica tra la Roma e la Juve. Le chiedo, a qualche rammarico? Poteva essere diversa la situazione? Rammarico no, perché sarebbe sciocco e immaturo a questo punto. Sicuramente la situazione poteva essere diversa, sicuramente potevamo essere più su in classifica, ma ce la dobbiamo prendere soltanto con noi stessi, perché abbiamo perso dei treni, abbiamo perso dei punti, li abbiamo lasciati per strada, specialmente contro le piccole, e quindi questo deve farci maturare e crescere. Anzi, va dato merito alla Juventus se poi ha perso meno punti di noi con le piccole e ha vinto meritatamente questo campionato. Noi dobbiamo ripartire da qui. Dobbiamo assolutamente crescere da questo punto di vista, capire che il campionato non si gioca in 6 giornate, ma si gioca in 38. Questo significa che chiaramente non ci sono soltanto i big match, ma ci sono tutte le altre sfide nelle quali la concentrazione deve essere identica, se non maggiore, per certi versi. Detto questo, sono contentissimo di questa vittoria, perché serviva, perché è importante, perché ci dà morale. E forse anche consapevolezza dei nostri mezzi, che è comunque sempre molto importante. Per il resto ha detto tutto il nostro telecronista di fiducia, allora io non posso che chiudere dicendo che questa vittoria sarà inutile se non vinceremo a Sassuolo, perché il nostro obiettivo resta la Champions League. Vincere per non rendere inutile il successo contro la Juventus e per chiudere al massimo un campionato di alti e bassi, ma soprattutto per difenderci dalle inseguitrici, perché matematicamente la Roma non è ancora in Champions League. Bisognerà battere il Sassuolo e poi esultare. Non molto, perché tra 7 giorni ci sarà la finale di Coppa Italia, la finalissima contro la Juventus, per guadagnarci il nostro primo trofeo in questa nuova gestione. Sì, aspetta, ma dove sta la partita? Come non ha registrato la clip? Che palle, però, sempre sti problemi. Vabbè, allora portiamoci nel secondo tempo. Siamo ancora 0-0, ma è appena stato fischiato un calcio di rigore per la Roma. Ecco il suggerimento puntuale per il Monito. Occhio a Schick che prende posizione. Ecco il cross per Schick. A terra, calcio di rigore. Fallo di Acerbi su Schick. Calcio di rigore per la Roma al minuto numero 8 del secondo tempo. Momento chiave della partita. E forse anche del campionato, perché per la classifica questo calcio di rigore pesa tantissimo. Perotti contro Consigli. Perotti porta in vantaggio la Roma al minuto numero 8 del secondo tempo. Diego Perotti fa centro sul calcio di rigore, resta fermo Consigli. Sassuolo 0, Roma 1. E questo è un gol importantissimo per la stagione della Roma, l'abbiamo detto, perché sarà stata sì una stagione di alti e bassi, una stagione controversa, una stagione in cui potevamo fare di più, ma è anche una stagione in cui la Roma è di diritto seconda a questo punto. Poi il tocco di ritorno per Berardi, attenzione alla risposta da parte del Sassuolo, con Matri in aria, poi il destro, eccolo! Con deviazione di Mascherano, calcio d'angolo e risposta del Sassuolo. Pellegrini, qui un tocco di troppo, occhio allora al contropiede possibile per il Sassuolo. Matri dentro, è fuggito Babacar a Mascherano, Babacar! Ha pareggiato il Sassuolo. Al 60esimo. Anche vero che la Roma in questo episodio, ragazzi, diciamolo, faccio il mea culpa, ma non solo il mea culpa, lo sapete, la Roma in questo episodio ha faticato parecchio a non prendere gol, quando soprattutto non doveva prenderli, perché sei in vantaggio a Cagliari, come puoi pensare di prendere gol in contropiede? Sei in vantaggio a Sassuolo, come puoi pensare di prendere gol in contropiede dopo 7 minuti da quando hai segnato in una partita così importante? Fuori da Nainggolan. C'è Nura completamente solo a destra, Nainggolan vuole anche arrivare in zona tiro. Perotti va da Nura, occhio al movimento da parte di Schick, in aria servito, Schick di testa e poi ancora calcio di rigore! Ancora calcio di rigore! Fallo di mano questa volta! E questa volta lo batte Dzeko. Dzeko! 2-1 Roma! L'uomo dei gol decisivi! E ancora il bosniaco, a un quarto d'ora dal termine, entra e segna! E va ad esultare sotto i tifosi del Sassuolo, tra l'altro. Roma che ritrova il vantaggio e adesso deve assolutamente tenerlo con più concentrazione per quest'ultimo quarto d'ora del campionato. Sbaglia, o meglio Nura capisce tutto. Riparte Abdullahi Nura, che poi va al lancio verticale a cercare Dzeko. Chiude l'headshot con Schick che si mette in mezzo e riserve Dzeko! Dzeko! 3-1! Ancora lui! Incredibile! Incredibile!
il gigante buono dimostra di essere il giocatore più decisivo di questo periodo della Roma e lo fa con una supremazia fisica, tecnica, territoriale clamorosa. 3-1 per la Roma a Sassuolo. E Roma, che a questo punto sarà, possiamo dirlo con certezza, al secondo posto nella prossima Champions League. Aspettateci, aspettateci, e soprattutto Barcellona, aspettaci tu. Vuole andare ancora il Monito. Roma che chiaramente non ha fretta, gioca con il cronometro. Palla che torna dalle parti di Nainggolan. Fischia 1, fischia 2 e fischia 3. Finisce il campionato con la Roma che esulta perché va di diritto in Champions League. Marconi molto sobrio va a dar la mano al suo collega. La Roma esulta però perché così deve essere, una qualificazione centrata in maniera comunque sofferta in Champions League. Dico sofferta perché questa è stata una stagione travagliata in cui abbiamo spesso messo in discussione le nostre idee, i nostri schemi, le nostre scelte. Ma è una stagione che comunque non è stata per niente negativa, perché per carità i 10 punti e passa di distacco dalla Juventus si fanno sentire se tu li vuoi andare a vedere, insomma a ricercare. Però se poi giochi in modo comunque spumeggiante, divertente e guardi la classifica e c'è scritto che sei al secondo posto direttamente in Champions League, e allora ragazzi c'è poco da fare, hai fatto una bella stagione. Queste le statistiche di Sassuolo-Roma, sentiamo Marconi e poi leggiamo la classifica. No, sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, noi volevamo a tutti i costi questo secondo posto e quindi siamo comunque contenti dell'obiettivo raggiunto, dato che parteciperemo alla prossima Champions League. Poi per carità, adesso piedi per terra, perché da domani bisogna cominciare a pensare alla Juventus. Se non mostro troppo entusiasmo io è perché bisogna restare con i piedi per terra, sì, noi dobbiamo imparare a festeggiare non per un secondo posto ma per un trofeo. E quindi si parte da queste piccole cose. Quest'anno, come ho detto dopo la gara contro la Juventus, abbiamo lasciato troppi punti per strada. Come ho detto sempre dopo la gara contro la Juventus, sarebbe stato inutile poi quel successo in caso di non vittoria oggi. Quindi sono orgoglioso della risposta della squadra. Adesso ripeto, testa alla sfida che noi giocheremo appunto tra una decina di giorni e che voi vedrete poi il 27 gennaio contro la Juventus appunto in finale di Coppa Italia. E dobbiamo vincere per noi stessi, per cominciare ad invertire la rotta proprio a partire da quelle finali che in passato non ci hanno visto troppo contenti. Lo sappiamo noi, lo sa il nostro amico Zlatan, lo sa un po' tutto il mondo, e allora bisogna invertire questa rotta. Poi le somme le diremo dopo, adesso ci limitiamo a leggere questa classifica. Chi vuole vede il bicchiere mezzo pieno, chi vuole veda quello mezzo vuoto. Fatto sta che io devo pensare a lavorare per migliorare i miei giocatori. Ripeto, le somme le tirerò con la società dopo la finale di Coppa Italia. Questa è la classifica incredibile di questo campionato di Serie A. Noi ci siamo sfogati, abbiamo urlato inutilmente, perché poi vedete cosa succede, che tu urli, sei felice di aver tenuto insomma i 75 punti, poi realizzi che anche in caso di non vittoria eri secondo lo stesso. Bene, no, però a parte gli scherzi, noi dovevamo vincere indipendentemente da tutto. La Juve è campione d'Italia con 90 punti, grandissimo campionato della squadra di Allegri, che insomma ha detto la sua, noi abbiamo detto la nostra, il campo ha detto la sua, insomma, perché sì, siamo secondi a 75 punti, non abbiamo mai perso in questa stagione con la Juventus, e fatemi grattare perché c'è ancora una partita, quindi praticamente si potrebbe ancora perdere. Detto ciò, pensiamo alla classifica. Juve 90, Roma 75, Napoli 71, Milan 70, e queste quattro andranno in Champions League. L'Inter al quinto posto con 69 punti, la Lazio a 63, e quindi anche queste qui andranno insomma in Europa, ma l'Europa che conta un pochettino di meno, e quindi in Europa League. Non so ancora se la Lazio in realtà ci andrà o meno, perché insomma voi mi avete confermato che in Champions ci vanno le prime quattro senza preliminari, perché ovviamente è il nuovo regolamento, insomma. Però non ho ben capito se a questo punto comunque ci vanno due in Europa League, quindi Inter e Lazio, oppure ci va solo l'Inter. Ditemelo qui sotto nei commenti. Poi il Torino al settimo posto a pari punti con il Genoa a 57, segue la Samp a 54 a pari merito con l'Atalanta. Poi il Cagliari a 52, il Sassuolo a 41, il Bologna a 40, il Fiorentina a 39, il Chievo a 38, l'Udinese a 36 e poi il Benevento che si salva in maniera clamorosa. Si salva
per gli scontri diretti con la SPAL, perché il punteggio è quello, quindi 33 punti il Benevento che resterà in Serie A, a 33 la SPAL che però, nonostante una differenza di migliore di quella del, insomma, della formazione campana, ha peccato negli scontri diretti e quindi va in Serie B, torna in Serie B dopo un anno tra i grandi, così come il Crotone e l'Hellas Verona. Questo è stato il nostro campionato. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti, datemi i vostri consigli per migliorarci sempre di più. E anche, cioè, io come faccio a non perdere la voce dopo ogni episodio, ragazzi? Dimmelo, perché è importante. Urla di meno. Thanks a Nick. No, al di là di questo, insomma, datemi i vostri consigli su tutto, soprattutto su quel che concerne la carriera. Poi, come non perdere la voce, chiederò a chi di dovere. Grazie. Detto ciò, lasciate like se vi è piaciuto. Noi ci vediamo sabato con il prossimo episodio finalissimo di Coppa Italia. Mettetevi le sveglie, raga, ve lo consiglio. Un bacione e bella, raga. Nuda come Roma, grande come la bellezza, una madre premurosa che te mena e ti accarezza, lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito, vorresti essere tu stanotte il figlio preferito.